Adesso conosciamo un, ci rivolgiamo principalmente ai nostri telespettatori toscani, comunque quelli che, o toscani che sono qui, che ci seguono qui dal teatro o che ci seguono da tutta Italia, non soltanto quindi da Firenze, perché vogliamo presentare un cantante che per anni ha rappresentato e rappresenta in Italia, ma molto all'estero, proprio la canzone italiana, ma anche la canzone toscana, Narciso Parigi. E concludiamo con Italia. Un... E il debutto è in che anno? Ah, io nel 1900... Comunque, giovanissimo. 44. Fine 44, subito il passaggio alla guerra con l'orchestra Ferrari. Ecco, perché? Perché voleva fare il cantante, già faceva il cantante? No, perché non avevo voglia di fare, di lavorare, siamo sinceri. Cioè, perché i cantanti sono... Ma allora non era nemmeno considerato un lavoro il cantante. Ah. Dice, ma che fa? Vai a cantare. Ma sì, vai a cantare, vai a lavorare e poi canta. E invece è diventato una professione a quale devo dire grazie perché mi ha dato... E lei ha portato, io volevo ricordare per il pubblico anche dei più non giovanissimi, io li ricordavo questi suoi successi tipo Terra Straniera, come Terra Straniera quanta malinconia, no? Così faceva. Quando ci salutammo non so perché. Ecco. Quella canzone me la diede, mi ricordo a New York, il maestro Marletta, che abitava a New York, era un... Perché lei la cantava, la canta ancora ancora, Terra Straniera per i nostri italiani. Quando vado a fare per gli italiani, sì. Lì c'è un momento. Quando facciamo gli spettacoli per gli italoamericani. Come faceva la Terra Straniera quanta. Terra Straniera quanta malinconia. Quando ci salutammo. Non so perché. I Colini erano tempi. Ma ho sentito a Sanremo hanno rifatto un'altra canzone tipo Terra Straniera. Ma lei ha fatto un film, ha fatto anche un film che si chiamava Amarti è il mio destino? Perché ha girato pure dei film in quegli anni. Sì, ma prima di tutto feci Terra Straniera. Terra Straniera quanta mi ricordo, vabbè. Poi feci di Corbucci, Corbucci farà finta di non averlo fatto. Sergio. No. Poi ha fatto La prigioniera di Amalfi, vero? Sì. E poi Amarti è il mio destino. Sì. Poi ho fatto Acque amare, sempre con Corbucci. Acque amare? Sì. E che era una canzone pure quella? C'era la canzone, sì. Ecco. Ma il suo successo vero, qual è stato, in Italia o all'estero? Ma non lo so, ho avuto tante canzoni che hanno avuto successo. Firenze Manuela, Sogna. Firenze anche Sogna. Manuela. Com'era Firenze Sogna? Firenze la conosci? Mi piace. Come, fa sentire come cominciava Firenze Sogna. Per il... E la Firenze stanotte sei bella in un manto di stelle. Erano quelle canzoni che cantavamo quando facevamo le... Ma quella che faceva com'era alle primavera alle... Quella era... È primavera, svegliate il bambino, andre cascine e sera sera, tanto va fuori, e a tarda sera, madonne fiorentine, quante porcine si troveranno sui prati in fiore. Fiorin dipinto s'amava tanto nel 400. Torniamo indietro. Fiorin dipinto s'amava tanto. Ma non fate che sta così. Fiorin dei braci, Madonna dice non nega baci. Baciarle piace, che male c'è, è primavera. Un attimo solo, è bravissimo. Io però adesso le devo chiedere una cosa. A parte pensi che in 165 puntate, la prima volta che Bracati si è talmente eccitato, si è alzato in piedi, te non l'ho mai visto. Perché si è alzato in piedi. Però lei mi deve far vedere come. Perché c'è una gestualità, e che c'aveva ragione Nicolini a dire che c'è. Me ne rifà un pezzetto in piedi, perché c'è una gestualità precisa della quale non possiamo fare a meno, perché è vero? Allora prendo il microfono. Facciamo finta che questo è questo mio. Questo il microfono. No, è quello lì. C'era un microfono. Qua, eccolo qua. È questo il microfono, sì. Bene. Allora, proprio come. Come allora, fa la gestualità? Facciamo finta di essere. Non so, ma funziona? Funziona adesso, funziona? Diciamo, l'audio funziona? Dice? Un attimo funziona. Che forse funziona? Non funziona.
Terra ingrata. Devo far finta di essere al festival dell'Unità di Gambettola o... No, la presenza di Nicolini può farle supporre il festival dell'Unità, ma lei faccia come crede. Ecco Nicolini, presentami. Presenta Nicolini. È un grande onore per voi avere qui questa sera sul, al Teatro Parioli un mito. No, il beh, grande Nicolini, scusa, Nicolini. Grazie, grazie. Col microfono, vado. Facciamolo un tavolo sopra perché facciamolo in sopra perché se no. Facciamolo in solo. Basta che la fate però, È primavera. Svegliatevi, bambino. Alle cascine messe ad aprire ferro vacuo. E a tarda sera, madonne fiorentine. Quante forcine si troveranno sui prati in fior. Fiori in dipinto s'amava tanto nel 400. Fiori in dipinto s'amava tanto. Fiori in di brace, Madonna vice, non nega baci. Baciarle piace, che male c'è. È primavera, svegliatevi bambine, alle cascine messe ad aprire fai ruba al cuore. È primavera, è primavera. Narciso Parigi. Grazie. È stato Nicolini che mi ha presentato, amico. Bene. Ecco, grazie. Grazie. Grazie per venire, veramente si accomodi, la ringrazio. Molto anche per perché questa aveva ragione Nicolini poi a presentarla con l'enfasi. Io poi quando sono fuori, specialmente in America, sono l'unico cantante che canto canzoni romane più che fiorentine. Ah. Per esempio sono... Ma perché andate? Per gruppi? Cioè, no, quelli napoletani no, cantano guai no, a cantare la napoletana. Siccome ci sono tante tutte canzoni napoletane che cantano le canzoni calabresi, che cantano... Io canto le canzoni fiorentine e fiorentini purtroppo in giro per il mondo non ce ne sono tanti, perché devo dirvi che a Firenze, io ringrazio Dio che mi ha dato l'opportunità di vivere a Firenze, come dovete ringraziare il Dio tutti voi che vivete a Roma. A Firenze c'è un bravo assessore al traffico. Certo, ringraziamo ciò. Certo, e allora io cosa faccio? Per accontentare tutti gli italiani, perché poi è inutile calabresi, siciliani, napoletani, siamo tutti italiani all'estero. Allora no, canto le canzoni romane. Ma lei ha capito che è in Italia che non siamo tutti italiani. È in Italia che ha capito sta cosa. C'è molta fuori, più, c'è molta più... ma all'estero io mi sento italiano in Italia, per me è uguale, o all'estero o in Italia. Ah, cioè, ma che se lo senti finlandese all'estero? No, italiano. Casomai campigiano, ecco. Paesino vicino però, a Firenze. Ecco, quindi fa anche delle canzoni romane. Faccio molte canzoni romane. Ma lei mi piace molto, sai cos'è? Perché la vedevo mentre cantava, lei ci credeva, io credo che qualunque lavoro si faccia bisogna crederci, cioè lei cantava credendoci, no, io... che mi sembra molto importante, o no, sono sbagliato, non ci crede. No, io no, ci credo perché mi diverto, perché adesso non ho più l'età di crederci. So, mi mandano, io sono venuto qua volentieri. Ci crede perché si diverte, Costanzo. Mi pare. Saluto molto volentieri, guarda, saluto qui volentieri, mi ha telefonato. Cioè, vieni a Maurizio. Ci può credere una cosa. Adesso non voglio, dire. Sì. Io sono venuto perché mi piace la trasmissione. Perché è una trasmissione diversa da tutte queste pagine. Se mi chiamavano a cantare una canzone, non ci andavo. Dico la verità. E questa è un'esclusiva che noi... Bravo, abbiamo fatto una nostra esclusiva. Io sono stato 2 giorni a Roma a vedere quella meravigliosa mostra, lo posso dire, della pittura romana. Dove ho visto dei Mafai meravigliosi, dove ho visto anche la Raffa e la moglie di Mafai, grandiosa, Scipione. Ma abbiamo tante cose da vedere, ma chi c'ha il tempo di cantare?
Io non ce l'ho il tempo di cantare. Vabbè, ma lei che fa il cantante, ma che ce l'abbiamo? Ma adesso lo sa, piglia con noi. Dice chi c'ha il tempo di cantare? No, si va a vedere mostri. Molto più bello la pittura della musica. Vabbè, perché lei ha capitalizzato a sufficienza. No, non ho capitalizzato niente. Mi piace andare a vederla. Quel tanto per dire non canto, perché poi canta anche lei, perché continua a cantare. Ma poi dice, canto lo faccio come lavoro. Nicolini aveva colto una cosa, secondo me, che è giusta. Cioè, lei ha detto, io mi diverto e ci credo. Sì, certo, sì, perché se uno ha la fortuna di fare un lavoro che la diverte, come nel caso suo, e automaticamente ci crede. Ora le devo dire questo, per esempio, a cantare nelle condizioni che ho cantato qui sarebbe impossibile. Perché adesso ci abbiamo, mi dicono, ma ammazza che voce che c'hai, perché ora ci sono dei microfoni, caro dottor Costanzo, che all'epoca mia c'era i pizzettini elettrici e si cantava anche senza microfono, ma ora ci sono dei microfoni, basta, con rispetto parlando, una goccia d'acqua sembra una cascata, o no? E allora basta così, una cannonata. No, poi voce sembra. Non capivo perché ha detto con rispetto parlando. Volevo dire uno scherzo. Ah, ecco, capito, non riuscivo a capire perché. Ha detto rispetto volevo parlando. Dire una brutta parola. Ho capito, non dico chissà. Va bene, però rimaniamo un attimo nella voce, perché io. Narciso Parigi. Renato Nicolini. Da qua? Da qua. Joyce Lussu. Ecco qua, ci accomodi. Bene, siamo arrivati con qualche minuto di ritardo alla conclusione anche per questa sera, grazie ai nostri ospiti, grazie alla partecipazione del pubblico del Teatro Parioli, appuntamento a domani sera da Franco Bracardi e da me, stessa ora su Canale 5, grazie Sipario.